Regina dei martiri, prega per noi.
Santa Maria addolorata, nella tua irresistibile dolcezza, nonostante le 7 spade confitte nel cuore, se ti imploriamo di starci vicino nell'ora della nostra morte corporale, è perché anche tu la morte l'hai sperimentata davvero, non tanto quella tua, quella l'hai vissuta per poco, poiché essa ha fermato le tue membra per pochi attimi appena, prima dell'ultimo leggerissimo slancio verso il cielo. Ma la morte assurda, violenta del tuo figlio, ti supplichiamo, rinnova per noi, tuoi devotissimi figli, nell'attimo supremo, la tenerezza che usasti per Gesù, quando, da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra. In quelle ore tenebrose, disturbate solo dai rantoli del condannato, forse danzasti attorno alla croce i tuoi lamenti di madre, implorando il ritorno del sole. Santa Maria addolorata, donna dell'eclissi totale, ripeti la danza attorno alle croci dei tuoi figli. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare. E anche il patibolo più tragico fiorirà come un albero in primavera. Santa Maria addolorata, facci capire che la festa è l'ultima vocazione dell'uomo. Accresci, pertanto, le nostre riserve di coraggio. Raddoppia le nostre provviste di amore. Alimenta le lampade della speranza. E fa che nelle frequenti carestie di felicità che contrassegnano i nostri giorni, non smettiamo di attendere con fede colui che verrà finalmente a mutare il lamento in danza e la veste di sacco in abito di gioia. Amen. Thank you.
Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria, addolorata ai piedi della croce, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli carissimi, questo venerdì a noi caro nella tradizione, perché è il venerdì di passione in cui abbiamo sempre contemplato lo sguardo sereno e dolce della Vergine Maria addolorata ai piedi della croce. Ci fermiamo anche noi un attimo con lei, lì sul Golgota, a vivere quella drammaticità attraverso cui Maria rinasce, muore come madre di Gesù e nasce come madre dell'umanità. È bello vivere questo momento pasquale della vita di Maria, quasi come anticipazione della nostra Pasqua, ma oggi è anche il primo venerdì del mese e vogliamo guardare a quel cuore trafitto sulla croce, da cui sgorgano acqua e sangue, da cui Gesù dona la vita sacramentale per noi che abbiamo bisogno di essere lavati dal peccato, per essere nuovamente ritrovati come figli amati da Dio. Ecco, insieme vogliamo chiedere perdono al Signore di tutti i nostri peccati e metterci sempre di più con convinzione nel cammino di quella sequela che nasce sempre più ai piedi della croce. A Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, Signore, Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te
nella unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Mio Dio, mia nube in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Nell'angoscia invoco, salvami, Signore. Gloria a te. La scrittura non può essere annullata,
A colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Gesù ormai vive un momento fortemente drammatico. È accusato di aver bestemmiato in quanto, come uomo, si è fatto Dio. E per questo vogliono lapidarlo, non per le opere buone che egli ha compiuto, ma soprattutto perché si è rivelato come Dio. E l'uomo, secondo la mentalità degli scribi, dei farisei, dei giudei, non può farsi Dio. Ecco, siamo chiamati in questo giorno a vivere anche il nostro sguardo verso la Vergine Maria Addolorata. Lei, come madre di Gesù, che cosa ha insegnato a Gesù? Ha insegnato a compiere nei gesti squisitamente umani l'opera di Dio. Ha insegnato nei 30 anni della vita nascosta a Nazareth le modalità con cui l'uomo, umanissimamente, con tenerezza e dolcezza, con gesti semplici, con la grammatica umana, può compiere gesti divini. E questo naturalmente suscita gelosie, invidie e provoca quanti scorgono nell'opera di Gesù la perfetta coniugazione di quello che Dio vorrebbe dall'uomo: compiere segni prodigiosi di amore per divinizzare l'uomo. E Maria, per tutta la sua esistenza di madre accanto a Gesù, ha dettato a Gesù i comportamenti più belli da adottare di fronte ad ogni persona incontrata: accoglierla, soccorrerla, accompagnarla. Gesù non si è messo mai di fronte all'altro con un atteggiamento di giudizio, ma si è sempre fatto carico della vita dell'altro anche nella sua debolezza e dell'esperienza che Maria porta a compimento lì sul Golgota, sotto quella croce. Con la sua compostezza di donna e di madre, che cosa insegna il figlio morente sulla croce se non il farsi carico ancora una volta di tutto l'errore dell'uomo, di tutte le tragedie dell'umanità, di tutti i crocifissi della storia, di tutte le ingiustizie che ancora una volta lungo il percorso della storia colpiscono tanti innocenti? E lui serenamente, con lo sguardo rivolto al Padre, accoglie nello sguardo della madre la spinta a non cedere, a non dichiarare la debolezza, ma a farsi tutt'uno con il Padre. In quel momento cruento del Calvario, noi contempliamo in Maria un'opera stupenda, meravigliosa, che riassume tutto il sogno di Dio per l'umanità: generare nell'amore.
E Maria lì sotto la croce del figlio ci insegna proprio ad essere generativi in un amore che ha solo il sapore di farsi dono, che non si trattiene, che non usa mezze misure, che non è subito, ma va totalmente incontro all'altro. È questo che possiamo chiedere a lei in questo momento storico difficile. Le restrizioni, l'isolamento, la mancanza di relazionarci l'uno di fronte all'altro, di camminare l'uno accanto all'altro, sta operando in noi un cambiamento repentino di stili di vita. Eppure riconosciamo che anche in questo momento di grande dolore, di smarrimento e soprattutto in questo momento di lutto di fronte alle tante vittime del contagio del Covid-19, non possiamo che chiedere a Maria: aiutaci a saper stare lì davanti alla croce, non con un atteggiamento di giudizio. Aiutaci a non puntare il dito contro nessuno e nemmeno contro Dio. Aiutaci a sentirci abbracciati, così come tu con il tuo sguardo non solo hai abbracciato il tuo figlio morente, ma nell'apostolo Giovanni che il tuo figlio ti affidava hai abbracciato ogni persona, hai abbracciato ciascuno di noi. Tu che ti sei fatta prima discepola nella seguire del Cristo, il crocifisso risorto, aiutaci ogni giorno ad essere seguaci nella verità e nella gratuità dell'amore di un Dio che ama stare dalla parte degli ultimi, che ama stare accanto a chi soffre, che ama stare con i piccoli, di un Dio che preferisce abitare il letto di un moribondo, il letto di un contagiato, la casa di chi vive la quarantena, l'esperienza di chi è costretto ad isolarsi per terrore del contagio. Aiutaci Maria a non arrenderci e insegnaci che essere discepoli del Cristo significa ogni giorno avere il coraggio di svuotare il nostro io, la nostra identità più profonda, perché in noi possa riverberarsi solo l'opera di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Chi ama brucia e il fuoco dell'amore è la preghiera. È un dono di cui siamo tanto riconoscenti a Dio. È un dovere che vogliamo compiere anche oggi, con impegno e con gioia. Per questo preghiamo, guardando Maria e raggiungendo il cuore di Dio, dicendo insieme: purificaci, o Signore. Purificaci, o Signore. Le tribolazioni sembrano non finire mai, difficoltà, prove, diventano il nostro pane quotidiano. Spesso ci rivediamo anche noi a Dio e abbiamo posto a Dio tanti interrogativi, diventiamo insipienti, sentiamo il bisogno di essere perdonati. Per questo noi ti preghiamo. Purificaci, oh Signore. Il Vangelo ha accennato ai tentativi di eliminare Gesù, il Salvatore. È facile condannare, come hanno fatto i giudei. Eppure anche noi, in diverse occasioni, gli abbiamo dato ostracismo con la nostra vita. Ora, in umiltà, tutti preghiamo. Purificaci, oh Signore. Gesù che si sottrae ai suoi avversari e la loro più dura condanna. Ci siamo tristemente illusi di poter vivere e agire senza Cristo. Ora, con l'animo del Figlio che ritorna nel cuore del Padre, insieme preghiamo. Purificaci, oh Signore. Per tutti gli ammalati, per tutti coloro che sono segnati drammaticamente dal contagio del Covid-19, per le famiglie
che sperimentano il dolore, l'isolamento, la quarantena, per tutti coloro che sono vittime di questo contagio virale, noi ti preghiamo. Purificaci, oh Signore. Per tutti i defunti, in particolare ricordiamo Vincenzo, Maria e Giuseppe, perché siano ammessi dalla nostra preghiera fraterna di Chiesa a vivere nella dimora di Dio la beatitudine del suo volto, per poterlo godere e amare nell'eternità. Preghiamo. Purificaci, oh Signore. O Salvatore Gesù, sulle meschinità e le errate interpretazioni degli uomini tuoi contemporanei, tu erigesti come aquila divina dal volo ardito, prenditi cura anche di tutti noi. Innalza e immergi le nostre anime nel bracere ardente che è il cuore del Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e dell'amore dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando su questo altare la gioia, la fatica, la speranza del nuovo giorno, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, i doni che ti offriamo, venerando la Beata Vergine Maria Addolorata. Fa che in questo tempo di pericolo, per la tua potenza, diventino per noi fonte di guarigione e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono ricordi al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della Pasqua del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto il popolo da te redento. Ricordati, Padre, dei nostri compianti amati, fratelli e sorelle defunti. In particolare affidiamo a te Vincenzo, Maria e Giuseppe, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, San Michele Arcangelo, i Santi Apostoli, i gloriosi martiri, Santa Teresa di Gesù, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
lo spirito dell'amore, attraverso il quale insieme possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria di Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sorelle e fratelli carissimi, che da casa vivete questo momento, preghiamo insieme per vivere la comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, il suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa.
abbiamo ricevuto Dio dalla tua mano per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, il farmaco della vita eterna, fa che per questo sacramento ci gloriamo pienamente della guarigione celeste per Cristo nostro Signore. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, che proteggi sempre chiunque spera in te, benedici, salva e difendi questo tuo popolo, perché libero dai peccati e sicuro dalle suggestioni del male, cammini sempre nel tuo amore ogni giorno e non abbia paura del terrore che può procurare il contagio virale del Covid-19, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
hai dato loro un pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nell'ammirabile sacramento dell'Eucaristia hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adorando con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, possiamo sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo, il Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Cristo spingi, Cristo spegna, Cristo s'impera. Laudate Domino omnes gente, laudate Deo omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia, Senior, et veritas Domini.